Vi presentiamo l'autentico bagel artigianale della nostra panetteria a conduzione familiare, realizzati con i migliori ingredienti naturali e cotti alla perfezione. I nostri bagel sono un modo delizioso e nutriente per iniziare la giornata. I bagel sono un tipo di pane originario delle comunità ebraiche in Polonia, oggi famoso in tutto il mondo. Si ottengono facendo bollire un impasto a base di farina, di frumento, sale e lievito, e poi cuocendolo in forno. Il risultato è un pane denso e gomoso con un caratteristico buco al centro. Bedamatrick bagel facciamo! Iniziamo a preparare l'impasto. 300 ml di acqua e di 30 gradi. Poi quanto tu... tutti dicono 28 gradi solo, ma vaffanculo, 30 gradi quanto tu metti nella cosa diventi 28 gradi. Mescoliamo con 6 grammi di lievito secco, e lo so che in Italia voi usi lievito fresco, va bene così e così, in Svezia pure usiamo lievito fresco, ma in questo caso non ce l'ho. Ma 6 grammi di lievito secco è uguale di 12 grammi di lievito fresco, usi cosa cazzo vuoi. Alcuni dicono che bisogna aspettare per, come dici, blooming il lievito, in inglese dicono, in italiano forse sbocciare il lievito? Non lo so, non importa, non si deve aspettare per niente, vaffanculo, fai tutto immediatamente. 20 grammi di zucchero, io uso il zucchero muscovado, quello zucchero scuro, ma si può usare il zucchero bianco, quale cazzo vuoi, ma quello zucchero scuro fa il pane un po' più scuro, il colore di pane un po' più scuro, e che sembri un pane integrale sano, ma non è così, si diventi grosso e schifoso quando si mangia questo pane, ma è buonissimo. 440 grammi di farina per pane, sai, questa farina italiana tipo 00 va bene, perfetto, ma usi una con tanto di proteine. Quello qui è 12 grammi di proteine per 100 grammi, 12%, e 6 grammi di sale, e impastiamo nella macchina per 10 minuti. E questo è interessante in italiano, la lingua italiana, che la macchina significa machine, ma pure car. Ma nessuno pensi che io, quando io dico metti il pane nella macchina per impastare, nessuno pensi va bene, prendo il pane, vado nella mia macchina nella strada e dentro la macchina lavoro l'impasto. Ma va bene, perfetto così. E mettiamo un asciugamano bagnato sopra il pasto e lasciamo per una ora e diventi doppio, voglio dire più grande, doppiato, va bene. Prepariamo una carta da forno su una bilancia e facciamo bellissimi questi qui. Guarda che bello, l'impasto è appiccioso, ma non è secchio, è appiccioso, è molto appiccioso, va bene. 680 grammi, allora 8 bagel più o meno facciamo con questo. E perché è così appiccioso? Per toccare dobbiamo come si dice, metti i mani nell'acqua, come si dice, bagnare i mani, e non attacca, vedi? Ma non devo dire queste cose, tu sei italiano, allora tu sai, con l'idrazione alto. Allora, quindi circa 80-85 grammi per bagel. Ora si tirano le paline così, facciamo il tensione e facciamo una canzone. Che belle cose. E facciamo le buchi dentro così. Qualcuni fanno un lungo serpente di pastella e fissate le
estremità, ma io faccio solo una buca qui dentro e va bene così, basta. I pani non devono lievitare tanto di più, lasci stare per 10 minuti mentre è preparato il resto. Riscaldiamo il forno a 20... No, 220 gradi, voglio dire. Vedi, ho dimenticato la lingua italiana, è difficile. Non trovo i parole, la grammatica è di merda. Era sempre merda, però è più difficile, devo parlare più italiano. Ma va bene, forse trovo una donna italiana e diventi bene. O un maschio, chi cazzo so. Forse sono confuso. Eboliamo tanto l'acqua e prepariamo i semi di papavero e di sesamo. O si può usare solo papavero o solo il sesamo. Fa come cazzo vuoi, io piaccio tutte e due cose. A me, no, voglio dire, a me piace. Non si dice me piace. A me piace tutti e due. E mettiamo nell'acqua bollente per un minuto oppure due minuti. Io ho provato un minuto, ho provato due minuti, forse 90 secondi è ottimo. Sono crudi all'interno, ma molto gomosi all'esterno. È perfetto per fare i bagel. I bagel diventi il pane dentro, ma gomosi all'estero, è fantastico sono. Mettili nella mischia di semi e dentro il forno come un cazzo dentro una vagina per 20 minuti. O forse in tuo caso 20 secondi, non lo so, ma questo si deve mettere per 20 minuti. E guarda che belle sono i bagel! Madonna ragazzi, che buone sono! Madonna, mortacci, stracci, bella catazzoccola! E adesso facciamo il riempimento del bagel e di tonno. Tagliamo un citriolo grande e buono a dadini così, molto aneto, voglio dire due o tre mani di aneto. 2 decilitri di zucchero, 2 decilitri di acqua fresca e 1 decilitro di aceto distillato. Voglio dire quello bianco aceto distillato, non voglio dire quello aceto di vino che tutti usano in Italia. Voglio dire distillato, quello è 12%, forse 22%, non mi ricordo. Ma usi quello e facciamo bollire e mettiamo forse uno e mezzo cucchiaio di sale. Si può mettere il sale dell'acqua prima, ma io metto adesso perché voglio assaggiare se basta il sale così, e forse metto un po' di più. Ora il zucchero è sciolto e tutto, e mettiamo nel barattolo così con il resto. Mescoliamo un po' così e lasciamo in frigorifero fino al momento del utilizzare. E adesso prepariamo il riempimento di tonno per il bagel. Un gambo di celery, e sempre laviamo perché c'è la sporchezza dentro qui di merda, gli animali hanno caccato eccetera, si deve lavare. E tagliamo e pezzettini, piccoli pezzettini così. 4 pomodori piccolini o un grande e un buon tonno in scatola, quello è dentro il olio di oliva, ecco, quello è italiano pure, ma si può usare quelli cari o quelli non cari, usi quale cazzo vuoi, ma il tonno voglio usare. E tagliamo mezza cipolla rossa così, e adesso quelli citrioli all'aneto, 3 cucchiai grande, prezzemolo, ho già tagliato il prezzemolo, e tu dici ma perché, voglio vedere, ma che cazzo vuoi vedere quanto taglio il prezzemolo. 2 cucchiai grande cucchiai di maionese. E senti, se sembra che non basta il maionese, che non ho messo abbastanza, non è un problema, non vogliamo mettere tanto perché diventi troppo liquida, vogliamo una consistenza solida e buona di questo qui. Un po' di olio di oliva, pepe nero e sale, e madonna ragazzi, mortacci, stracci, bella catazzoccola di Dio mio,
che buono è! Dai, il bagel a metà! Friggetelo in una padella con olio di oliva! Aggiungiamo l'insalata di tonno! Guardate com'è stabile perché non avete aggiuntato troppo di maionese! Un pezzo di formaggio americano! È di bassa qualità, ma si scioglie perfettamente. Ecco, è fatto. Porco Dio e porca Madonna e tutti gli angeli in colonna, che buono è. Lo so che non ho tanti fans in Italia, ma questi che ce l'ho sono forte, buone, belle. E se vuoi, tu puoi andare nel Patreon e mandimi un euro. Nemmeno devi mandare un euro. Io Patreon prendi i soldi solo quando faccio un nuovo film. Non è ogni mezzo. Se io faccio un film in un anno, allora un euro, tu paga un euro solo. Voglio dire quello. Ma se tu non vuoi, va bene pure così. Sono contento che sei qui. Va bene. Non voglio dire niente di più, vaffanculo e ci vediamo.